Oggi a filo diretto con gli ascoltatori il bentornato lo diamo al primo cittadino di Carpenedolo, Stefano Tramonti. Sindaco, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp, il numero da digitare è il 348-3188-339, perché marci 0376-631709, poi ancora le dirette streaming su Facebook, su Twitter, pagina del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube, Tempo Radio Live, e poi anche salutiamo chi ci ascolta in DAB. Dunque, iniziamo facendo un riassuntino. Com'è andata la fiera di San Bartolomeo? Ma bene, bene, partecipazione, devo dire, con numeri molto importanti. Devo dire, per me un po' il termometro è la faccia dei volontari, no? Nel senso che sono giorni molto intensi per loro, ma se guardiamo le facce dei volontari nell'ultimo giorno, vediamo, come dire, delle facce serene e apparentemente non stanche. Dico apparentemente perché sono stanchi di sicuro, però la serenità che si vede è proprio la cartina tornasole di quella che è stata la soddisfazione delle persone che hanno incontrato. E devo dire, le persone sono state tante, il tempo ci è stato, devo dire, alleato, tant'è che proprio ha permesso il pieno godimento di tutti i giorni della fiera, e quindi devo dire un risultato sicuramente positivo, un risultato francamente non mio, non dell'amministrazione, perché l'amministrazione ci mette del suo nella misura in cui può farlo, ma diciamo, con solo il nostro aiuto la fiera non ci sarebbe, certo, francamente. Quindi il coordinamento della Proloco, la partecipazione delle tante associazioni e, come dicevo prima, un'energia garantita e dai volontari per una certa forma e dagli sponsor per un'altra, permettono ancora oggi, devo dire, in anni non semplici per chi sponsorizza, non semplici anche in cui ritrovare l'energia dei volontari con quella dimensione che ci serve per 4 giorni di fiera, perché capite che fare un'attività, come dire, di una domenica è relativamente semplice, avere persone davvero che si impegnano molto per tante ore, per tanti giorni, è più complesso. Se questo si è riuscito a fare, devo dire che è indicativo di un livello di vita, no, del paese, assolutamente non scontato rispetto agli anni che abbiamo alle spalle, e che, devo dire, mi gratifica molto e mi permette, come dire, di esprimere una grande solidarietà e una grande affezione nei confronti di queste tante persone. Certo, poi anche una fiera di San Bartolomeo al parco, quindi comunque anche in un contesto, no? Sì, lì, diciamo, come sede la decisione è stata presa qualche anno fa, con anche qualche dubbio, no? come sempre è quando si sposta un evento molto sentito come appunto la fiera patronale in una sede diversa. Devo dire che secondo me è stata la scelta giusta per una serie di ragioni, in primis perché si permette alle persone di stare all'interno di un polmone verde, e questo rende, secondo me, l'ambiente molto più orientato verso le famiglie, verso i bambini, e tra l'altro ha permesso di aggiungere tutta una serie di attività che negli anni hanno arricchito l'offerta. Anche da un punto di vista logistico, perché poi, guardate, io ricordo i primi anni c'erano sempre tante persone contente, ma io il giorno dopo la fiera avevo sempre anche una lista non troppo corta di persone lamentose, in un certo senso, diciamo, critiche per il disturbo che la fiera aveva arrecato, eccetera eccetera eccetera. Ora, io penso che, parlando di eventi regolati, uno che poi, ecco, vuole che il paese sia vivo, è chiaro che abitando in centro un pochino di sacrificio da questo punto di vista bisogna metterlo in conto, però devo dire che la scelta di portare la fiera al parco ha permesso praticamente di avere un impatto zero sulla logistica del paese, e questo chiaramente ha, come dire, credo oggi soddisfatto tutti e comportato che io il giorno dopo non ho
la lista di critiche sulla scrivania, cosa che comunque insomma alleggerisce la mia scrivania. Infatti, ma sai, tutti vogliono gli eventi abbastanza vicini a casa, ma non sotto casa. Quindi, è normale. È normale proprio. Testimonianza, poi cambiamo argomento. Il malfatto, che si chiama malfatto, ma era fatto bene però. Era fatto bene, posso testimoniarlo, diciamo, da utente diretto. Perfetto, c'è il sottotitolo, no? Sagra del malfatto, quindi appunto. Vi siete trovati, come tanti comuni, anche una lista invece di danni causati dal maltempo. Questo ricordiamoci, abbiamo avuto un luglio piovoso e pieno di grandine, anche con grandine grosse come arance. Questo, abbiamo avuto caldo nei giorni scorsi, e forse ci fa dimenticare, ma luglio è stato così. Sì, diciamo che sicuramente non l'ha fatto dimenticare a me, nel senso che la grandinata di fine luglio ha pesantemente colpito il nostro territorio. Questo ha comportato da parte nostra, devo dire con un impegno importante da parte della struttura, un cambio di agenda, ancora una volta devo dire molto repentino, ma avvenuto, è avvenuto in un modo, ritengo, molto efficiente. Poi si può sempre fare meglio, e quando il comune non performa nel modo migliore è sempre colpa di chi sta sopra, quindi è sempre colpa del sottoscritto. Diciamo che secondo me, seriamente parlando, il comune ha reagito nel modo assolutamente adeguato, ecco, rispetto al bisogno. Cosa ha fatto? Al di là di chiaramente attivare quella procedura prevista dalla norma per raccogliere tutte le istanze dei privati, che devo dire computano circa 50 milioni di euro come stima di danni ai privati, è chiaro che ci siamo subito adoperati per modificare la nostra agenda degli investimenti, per ovviamente far fronte in anticipo rispetto a quelli che sono e che saranno auspicabilmente i rimborsi assicurativi. È di questi giorni una delibera di Regione Lombardia che stanzia dei fondi a sostegno degli enti locali che hanno subito danni per la grandine di fine luglio, per esclusivamente edifici ad uso scolastico, e di questo devo dire ringrazio l'ente regionale, perché sarà una mano molto preziosa. È chiaro che la tempistica, no, dell'ottenimento di questi fondi ovviamente non è compatibile con la tempistica del ripristino di questi edifici, funzionale e necessario per l'attivazione dei servizi scolastici nei tempi ordinari. Questo è stato l'obiettivo che io ho richiesto al tavolo tecnico che si è ovviamente insediato all'indomani della grandinata, e devo dire che abbiamo lavorato per mettere insieme una rete di imprese in un periodo non semplice, perché se da un lato è stato positivo, se vogliamo, il fatto che questo evento sia avvenuto in un momento in cui le scuole non erano utilizzate, no? E quindi questo comporta il fatto che non c'erano bambini o comunque molti utenti in giro, no? Cosa che avrebbe magari anche esposto a dei rischi di danni a persone non ce ne sono stati. È chiaro che un danno importante a fine luglio non previsto comporta la necessità, per riuscire a riaprire a settembre, di far intervenire ditte in modo importante nel mese di agosto, e questo non è per niente semplice. Devo dire che però si è trovata una serietà che posso testimoniare nelle tante ditte che abbiamo reclutato, che sono praticamente tutte al lavoro proprio per raggiungere quell'obiettivo che oggi mi sento di confermare. E quindi voglio dire a tutte le famiglie che noi ormai stiamo lavorando, perché le ditte sono tutte sul campo, proprio per garantire la piena sicurezza degli edifici a far data dall'inizio delle prossime scuole. Lavorate per essere pronti. Fermiamoci un attimino con Stefano Tramonti, primo cittadino di Carpenedro. Ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme a Stefano Tramonti, primo cittadino di Carpenedolo, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. E abbiamo parlato dei lavori in emergenza, bello quello che lei ha detto, appunto operiamo perché appunto gli istituti scolastici siano pronti con l'inizio dell'anno scolastico. Però comunque il mondo non si ferma, cioè la cosa che abbiamo notato tutti, abbiamo trovato l'1-8, il parabrezza della macchina sfondato, eccetera, eccetera, ma
se volete al lavoro lo stesso, eccetera eccetera. Quindi anche Carpenedo lo prosegue, va avanti. Sì, 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 chiaramente il comune ha questa peculiarità, no? Ha questa caratteristica, deve, come dire, ormai quasi ordinariamente far fronte ad emergenze, ma allo stesso tempo deve, con le energie, con le forze possibili, riuscire a portare avanti una propria agenda di sviluppo e quindi poi ad un'agenda di servizio. Lato nostro, è chiaro che tutti i servizi sono garantiti e quindi non c'è stata una come dire, distorsione di risorse, quindi una riduzione di quello che è il livello dei servizi che vengono offerti alla cittadinanza in diversa forma, di diversa tipologia. Appunto, questi non sono stati minimamente toccati dalla rimodulazione che però c'è stata del bilancio, proprio per garantire la copertura di questi lavori in emergenza, che, tanto per dare una misura, cubano circa 1.200.000 solo per le attività di somma urgenza. È chiaro che ci sono poi delle opere che abbiamo dovuto necessariamente come dire, rimandare, proprio per garantire la copertura finanziaria in anticipo, per, come spiegavo prima, a questi interventi che altrimenti si sarebbero potuti fare chiaramente in un tempo più lungo, quando si fossero ottenuti rimborsi o contributi, ma questo avrebbe dovuto comportare la necessità, per esempio sugli edifici scolastici, di interromperne l'utilizzo e quindi con tutti, diciamo, i problemi che ne sarebbero conseguiti rispetto ad una cosa per me importante, ossia quello di cercare di lavorare proprio per garantire l'ordinarietà del servizio scolastico, e così abbiamo fatto. Aggiungo, chiaramente non si ferma il comune per poi un'altra parte di opere pubbliche, continua infatti di stamattina proprio la consegna ufficiale del cantiere della nuova biblioteca al posto dell'asilo di via Fratelli Cervi, per cui adesso le persone cominceranno a vedere del movimento in quell'area. Io spero che le imprese, che devo dire si sono dimostrate fino ad oggi delle imprese strutturate e serie, lavorino con il massimo delle proprie forze, proprio perché è bene che quell'area torni a vivere e si torni a dare un'area adeguata a chi vive in quella zona di paese nel più breve tempo possibile. Quello che posso garantire è che, per esperienza, quando si consegna un cantiere, poi il cantiere arriva alla fine. E quindi diciamo che questo obiettivo per me è in parte raggiunto, è chiaro che lo sarà completamente quando l'opera è finita, ma come ho già detto in altre occasioni, la mia priorità non è quella di tagliare il nastro e quindi di prendere l'applauso, la mia priorità era quella di creare le condizioni affinché quell'area fosse effettivamente riqualificata con un servizio che io credo sarà molto utilizzato sia dalle persone del territorio, ma anche magari da famiglie, ragazzi e adulti dei paesi vicini, perché questo secondo me ha nelle sue corde l'intervento che si va a realizzare, e questo credo che sia un obiettivo importante che io, noi dovevamo alla cittadinanza, e posso dire essere stato raggiunto. Continua la riqualificazione del centro storico, è chiaro che noi avevamo già appaltato la riqualificazione del prossimo step dopo la rotatoria, ossia la riqualificazione di via Dante e di via De Amicis, ha dovuto subire uno stop durante l'estate questo cantiere, perché vi è una sovrapposizione con il cantiere imprevisto delle scuole medie e della materna di via Dante. È chiaro che quindi abbiamo dovuto prendere delle decisioni, abbiamo dovuto confermare, secondo me saggiamente, di dare spazio ai cantieri sulle scuole e poi appunto di riprendere i cantieri su queste due vie, che comunque proseguono, sono appaltati, le risorse sono già assegnate, per cui si tratterà soltanto di rimandare un attimino la fine lavori rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale. Allora, io le leggo alcuni messaggi, sindaco, con uno magari facciamo anche una battuta, ce lo permetta. Allora, uno dice: sindaco, la Fiera di Carpenedo è molto bella e l'inaugurazione emotivamente interessante, insomma coinvolgente, quindi è un complimento che le fanno. Ma allora, immagino che il cittadino che fa il riferimento fosse presente. Per fare una battuta, diciamo che può essere emozionante da diversi punti di vista a seconda di cosa uno desidera, nel senso che durante
la inaugurazione abbiamo fatto outing, se vogliamo, di due fatti abbastanza evidenti e oggettivi, ossia il fatto che io non sarò più sindaco alla prossima fiera e il fatto che Don Franco Tortelli non sarà più parroco alla prossima fiera. Quindi diciamo che qualcuno potrebbe, come dire, essere stato toccato nelle corde dell'emozione proprio perché ha visto, come dire, soddisfatto un suo desiderio, cioè il fatto che né io né il parroco l'anno prossimo ci siamo. Potrebbe però anche essere più seriamente stato un pochino coinvolto da un'emozione che ha toccato chiaramente sia me sia il parroco e con me anche tutta l'amministrazione che io rappresento, perché chiaramente, insomma, lo dicevo anche durante l'intervento, come dire, io sono più predisposto a guardare il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, perché altrimenti poi a un certo punto l'entusiasmo cala, no? E devo dire che il bicchiere mezzo vuoto per me sono i 10 anni, mezzo pieno, scusate, sono i 10 anni vissuti, e quindi non voglio troppo concentrarmi su un po' di malinconia che vedo per l'anno prossimo, ma piuttosto mi voglio concentrare sull'esperienza assolutamente positiva, parlando della fiera, che io posso testimoniare di tante persone che si sono avvicendate in questi 10 anni, tutte accomunate dalla voglia assolutamente senza secondi fini di far vivere il territorio, di far divertire le persone. Questo credo non sia banale di questi tempi, i giovani di oggi hanno meno questo desiderio rispetto alle persone più adulte, è bene che però invece questo desiderio sia coltivato, perché altrimenti questi eventi non ci saranno più. Allora, hai iniziato lei con le battute, eh? Allora, il messaggio così com'è dice: un giovane che ha lavorato per i giovani, bravo Tramonti. La riflessione che facciamo, lo si diceva di Mancini, che ha abdicato al CT della nazionale italiana, adesso invece è diventato CT di una nazionale araba, adesso non è che la vedremo sindaco di Dubai. Ma allora, diciamo, escludendo mie previsioni personali sul futuro, perché guardi, se io facevo previsioni sul mio futuro 5 anni fa e ci avessi scommesso, sinceramente le avrei perse queste scommesse, perché le previsioni le avrei sbagliate, quindi il futuro francamente non si può mai dire. Sono abbastanza certo che, se vogliamo fare un parallelismo, l'indennità mia e l'indennità di Mancini siano, credo, come dire, relativamente diverse, ecco, e credo che però i due ruoli siano altrettanto complessi, ecco, mettiamola in questi termini. È giusto, se posso esprimere un parere, sì. Da un lato, guardate, io penso che sia giusto poi rinnovare dopo un po' di anni le persone, soprattutto, diciamo, i ruoli apicali, i ruoli di responsabilità, proprio per ritrovare, come dire, una energia, una freschezza, una lucidità e anche uno spirito critico che poi, quando si fanno, come dire, delle cose con la propria firma, si fa un po' fatica dopo un po' di anni a rendersi conto che magari si stanno facendo degli errori. Questo vale in tutti i contesti e credo anche nell'ente pubblico. Personalmente ritengo che sia un errore della norma che questo cambio sia imposto ai cittadini, ecco. Secondo me sarebbe più corretto che il cittadino possa scegliere se cambiare o continuare, perché, se vogliamo fare un parallelismo con l'impresa, è come se diciamo i propri azionisti facessero crescere un amministratore delegato per 10 anni e poi dopo 10 anni sono assolutamente soddisfatti, non sarà il mio caso, di questo amministratore delegato, però sono obbligati a cambiare. Ecco, questo credo che sia sbagliato. Piuttosto bisognerebbe dare la possibilità, quando l'amministratore delegato non funziona, di cambiarlo dopo 6 mesi, non dopo 10 anni. Allora, andiamo avanti. Dunque, sono Anna, ero presente all'inaugurazione, mi ha commosso il suo discorso, quindi vedo un'altra testimonianza proprio. Poi ancora Tramonti, io spero che lei faccia il terzo mandato, ma comunque le ha lasciato il segno positivo, quindi appunto vediamo. Ha fatto questa riflessione. Non lo so, io, guardate, da questo punto di vista l'ho già detto al mio interno, io lascerò spazio, francamente. Oggi la norma lo impone, francamente so che c'è ancora una volta, perché è una cosa, devo dire, che ogni tot anni si ripete, c'è una proposta di modifica di legge proprio per cambiare questo quorum sotto il quale, sopra il quale non si possano fare i 3 mandati. Vi dico con tutta sincerità, io sono partito
che ero da poco fidanzato. Oggi sono sposato e ho due bimbi piccoli, è un lavoro complicato. Possiamo testimoniare, e le era arrivato anche un messaggio in cui c'era una ragazza che le chiedeva se era e credo che sia il momento di tornare a dare un po' alla mia famiglia, che nel frattempo è cresciuta, il tempo che volontariamente e con grande passione ho però tolto alla mia famiglia dando a questo impegno e passione, per cui credo che si lascerà il testimone a qualcun altro. Mi sento di dire, senza presunzione, che si lascia una realtà comunque con una certa struttura, una certa organizzazione, e quindi non voglio dire facile da gestire, ma insomma sicuramente, ripeto, con una struttura, un'organizzazione che permette di avere meno preoccupazioni. Certo. Sì. Allora, lei e il parroco avete commosso chi come me era presente, perché era l'ultima inaugurazione. Speriamo che lei non sia così, per lei che non sia così, cioè appunto reclamano almeno un terzo mandato. Sindaco, lei è stato il sindaco che ha cambiato il volto della cittadina in meglio, grazie davvero, dice Giuseppe, altra testimonianza. Riesce a far ripartire i lavori alla biblioteca prima delle elezioni? Sì, questo è quello che dicevo prima. La consegna del cantiere è avvenuta proprio stamattina alle ore 8:30, per cui dico cose che sono agli atti. Francamente era previsto che avvenisse intorno all'8 al 10 di agosto, ma mancavano alcuni documenti, e quindi giustamente, per garantire la sicurezza sia nostra ma anche dei lavoratori, non abbiamo autorizzato l'inizio lavori all'inizio di agosto, cosa che invece oggi abbiamo riscontrato, ci fossero le condizioni formali per fare. Quindi la risposta alla domanda dell'utente è sì, questa cosa è già avvenuta. Poi ci sono anche quelli polemici, dice Carpenedro si è spento, un altro dice la fiera ormai è diventata una sagretta, ha perso i fasti del tempo. Che la fiera abbia cambiato volto negli anni, questo è vero. Mi sento anche di dire, però, sia nel privato sia nel pubblico, guardate che se una azienda, se una piccola impresa, se un comune, se una manifestazione non segue il tempo, ma lo subisce, questa realtà non potrà sopravvivere. Quindi è cambiata, sì, a mio avviso, perché sono cambiati i tempi, perché sono cambiate le esigenze, perché è cambiato quello che le persone volevano, e nei numeri, devo dire, della partecipazione a questa, come anche alle edizioni più recenti, devo dire che credo che ci sia la prova della correttezza di quello che sto dicendo. Allora, altri messaggi che stanno arrivando ancora, grazie per quello che ha fatto e fa per Carpenedolo. Altro messaggio in risposta a quell'altro: perché criticano sempre, viva gli operai che hanno sistemato le scuole. E poi ancora le dicono anche, la piazza è talmente bella che fanno il bagno e mettono le tende. Vabbè, si riferisce sicuramente a qualche gesto vandalico che ricordiamo, appunto, di luglio, insomma. sì. Il sindaco cosa può fare? Però mi limiterei a dire una cosa. Ringrazio dei ringraziamenti di quello che si è fatto, però il mandato non è finito, nel senso che abbiamo davanti ancora praticamente un anno di lavoro. E quindi insomma è bene che gli amministratori non pensino di aver finito di lavorare. Finiamo di lavorare a maggio del 2024. Sì, quindi quasi un anno veramente. Allora siamo arrivati in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Stefano Tramonti, che per quasi un anno ancora sarà sindaco di Carpenedolo, ce l'ha detto. Sembra lei. Sembra una minaccia. No, assolutamente, assolutamente. Anzi, molti cittadini hanno testimoniato che sperano che lo sia ancora per altri mandati. Grazie sindaco. Grazie a lei, grazie a tutti.